La giornata prevedeva tutt'altro e il programma è cambiato totalmente. Caldo. Sto per filmare la pizza challenge. La vittima è stata momentaneamente immobilizzata, forse fa finta di essere morta. E il cacciatore sta... Buongiorno, stamattina una fantastica ciotola di ananas. Una cosa molto estiva che mi gusta molto. È uno dei miei frutti preferiti, davvero. L'ananas, lo amo, alla follia. Gnam. L'unico problema è che non è facilissimo tagliarli. Ho tribolato un po', però... sì, alla fine ce l'ho fatta. E quindi adesso me lo mangio. Le persone bellissime imparano lezioni bellissime. Dove niente è così problematico da non poter essere risolto con delle scuse e una canzone di Peter Gabriel. Mi piace questa versione. Certi infiniti sono semplicemente più grandi di altri infiniti. Non so dirti quanto io ti sia grata. Per il nostro piccolo infinito. Colpa delle stelle, è tristissimo. Cioè, è stupendo, ma è tristissimo. Non voleva un milione di ammiratori, ne voleva uno. E l'ho avuto. Ok, Jason Grace. Ok. No, non sta mai, però. Salve. Salve a tutti. Siamo al McDonald's. Non dovevamo essere qui in teoria. Le cose, cioè, la giornata prevedeva tutt'altro. In teoria io dovevo incontrarmi con i miei amici in centro. Lei doveva vedere i suoi amici. E alla fine, per un insieme di cose, il programma è cambiato totalmente. Quindi adesso siamo qui, abbiamo girato un po' in cerca di qualcosa da fare. Non sapevamo se andare al cinema, andare a prendere un gelato o qualcosa. Alla fine siamo finiti qua. Abbiamo mangiato cibo schifoso, cioè no, schifoso buono ma sano. E adesso un buon cappuccino. Quindi la giornata ha preso una piega strana, però alla fine è stato bello. E la mattinata niente, l'abbiamo passata a rilassarci a casa nostra, ma è stato, quindi abbiamo visto Insidious e non mi ha fatto paura, perché io non sono buona. Io devo trovare un horror che mi faccia paura. C'è qualcuno, qualche suggerimento di horror spaventoso? Ok, non troppo perché non voglio rimanere traumatizzata a vita, però medio spaventoso, allora lo scrivo nei commenti, sono curiosa. E questo è quanto. Io invece devo dire una cosa, che per sbaglio ho bloccato una ragazza su Instagram, non so chi sia, non mi ricordo proprio. Se tu non riesci più a vedermi, scrivimi su Facebook il tuo nome, il tuo nickname e io ti sblocco, ok? Perché non l'ho fatta apposta. Se sbaglio ti ho bloccata, non so chi sia, però se leggo questo messaggio ti sblocco, scusami. Ciao. C'è caldo. Io caldo. C'è molto caldo. Molto molto caldo. Che bella vista. Inquadratura migliore. Ever. Pam 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 pam. Buonanotte e sogni d'oro. Noi andiamo a nanna noi, perché c'è il culale qui dietro. Quindi buonanotte e sogni d'oro. E niente, ci vediamo domani. C'è un caldo assurdo, no? Sì, qua sul mio letto, sì, no. Grazie al loco pilo. Quindi due personcine accaldate vi augurano la buonanotte. E qua guarda cosa c'è. Buonanotte. Buongiorno da casa Fugarese con un piccolo gattino. Ciao piccolo. Ciao piccoletto. Amore, che sei? Sei un amore. Non mi abbandonare. Non mi... cosa? Perché questo spostamento non mi è chiaro.
Buongiorno a tutti, sto per filmare la pizza challenge con Alice dopo che è stata richiesta per mesi e mesi, non potevamo più dire di no, mannaggia voi, e quindi adesso sì, ci aspetta un divertimento da paura proprio, letteralmente da paura. Queste pizze per adesso sono tanto carine, ma l'aspetta una brutta sorpresa perché verranno ricoperte di ingredienti che potrebbero non sposarsi molto bene. Staremo a vedere. Hello. C'è la guest star del giorno. Non è facile come potrebbe sembrare. Sempre con stile però. Oddio, qua c'è la questa camera è un labirinto. No. No. Puoi farcela. Stiamo filmando e le cose stanno prendendo una piega un po' così così. Questa pizza include lamponi, carciofini, uvetta, Nutella e olive. E questa burro d'arachidi, amarena, Oreo, ananas e curry. Mancano due ingredienti, cioè patatine e... Qual è l'altro? Ah, e noci. Staremo a vedere come va a finire questa cosa. Ce la fai e di nuovo passare avanti e indietro è un'impresa. Abbiamo cotto queste deliziose le cornea e adesso stiamo per assaggiarle per la prima volta. Che emozione. Ciao cucciolina bella. Cosa fai qua alla finestra? Carina. Un po' di cultura musicale, vero? Stiamo andando a fare un giro al centro commerciale. Finalmente c'è un po' di sole. In questi giorni pioggia e mal tempo, quindi... Dopo vediamo, si vede un po'. Io vado a nanna, quindi buonanotte e sogni d'oro.